Ciao Stella! Sei proprio uno sfigato, ma proprio sfigato, Amore, dimmi tu come potrei fare per essere più interessante per te, anche in quel senso. Hai capito? Inizia a suonare uno strumento, no? Ti ho anche trovato il maestro! Vieni sfigato, ti insegnerò a suonare heavy metal. Ciao ragazzi, io sono Gianni Roiatti. In questo numero di chitarre abbiamo parlato di solismo metal, abbiamo proposto delle trascrizioni di Joe Satriani, un'analisi stilistica di un virtuoso dell'ultima generazione come Jeff Loomis, degli esempi degli Helmet. Tutto materiale abbastanza impegnativo e che sono sicuro farà felici i chitarristi più smaliziati. Abbiamo però pensato anche ai principianti, oppure a chitarristi che non sono vicini alla heavy metal. Abbiamo creato quindi una semplice guida al solismo metal, pensata per chi già conosce le scale pentatoniche, oppure magari un bravo chitarrista di rock tradizionale. Quindi abbiamo creato degli esempi semplici, facili, costruiti sulle scale pentatoniche e diatoniche. Per fare questa guida al solismo metal mi sono valso dell'aiuto dell'uomo metal di chitarre, che è Raffaello Idri. Nome è una garanzia stilistica. Che dire, abbiamo suonato tutti gli esempi a due chitarre, come spesso viene fatto in molte band heavy metal. La più facile, quasi ovvio scomodarla, sono gli Iron Maiden, che spesso armonizzano delle parti, per cui tutte le parti che trovate trascritte qui su accordo possono essere pensate come dei lick, possono essere pensate o come dei lick singoli o come dei lick da suonare armonizzati. Buon lavoro, per qualunque dubbio scriveteci. Il primo lick che vi presentiamo si basa sulla scala pentatonica di La minore, un pattern in sestine che si muove sia ascendente che discendente, ed è un esempio tipico del fraseggio di Kirk Hammett in tanti soli di Kill 'Em All, del primo disco dei Metallica. Giusto Raffaello, ma non solo, noi applichiamo anche un'armonizzazione a questo pattern e lo armonizziamo con una pentatonica, sempre di La minore, costruita una terza sopra. Vista la natura non diatonica della pentatonica, le armonizzazioni risulteranno di terza e di quarta. Questo conferirà una sonorità particolare, esotica e anche un po' sinistra al nostro fraseggio, che quindi ben si presterà a un contesto heavy metal. Il secondo lick che proponiamo sfrutta il fatto che all'interno di una pentatonica di La minore, che è formata dalle note di La, Do, Re, Mi, Sol, possiamo individuare due triadi: una triade di La minore che è formata da La, Do, Mi, e una triade di Do maggiore che è formata da Do, Mi, Sol. Pertanto, senza svincolarci da un approccio solistico di impostazione blues o da una visualizzazione delle pentatoniche, riusciamo a suonare dei fraseggi più evoluti, veloci e funzionali appunto a un tipo di solismo metal. Io appunto suonerò le triadi di La minore nei diversi rivolti, Gianni suonerà parallelamente Do maggiore. La tecnica applicata sarà lo sweep picking, che è tipica di chitarristi come Malmsteen, quindi con un approccio più neoclassico. È tutta la scuola, quindi legata a quell'approccio solistico. Nell'esempio precedente abbiamo parlato di metal neoclassico e continuiamo stando con un altro esempio all'interno di questo filone. Questa volta utilizziamo la scala per antonomasia di questo genere di metal, che è la scala di La minore armonico. Beh, rispetto a una scala minore naturale, la scala minore armonica si presenta con la settima maggiore, con la sua sensibile, diventa questa. Modalmente assume anche il nome di modo ipoionico sesta minore.
Nell'esempio che proponiamo faremo un'armonizzazione per terza. Il pattern su cui è costruita la frase tecnicamente può essere ricondotto a un chitarrista metal fantastico come Marty Friedman. Le applicazioni invece di fraseggi come quello che vi suoniamo sono molto presenti ad esempio nella musica degli Halloween. Il prossimo lick che vi presentiamo è ispirato allo stile di Zakk Wylde, si muove sulla scala blues di La minore e tecnicamente io lo eseguirò in pennata alternata mentre Gianni ve lo proporrà in legato. Ho deciso di applicare un'armonizzazione un po' particolare a questo lick, infatti pur essendo una pentatonica blues minore l'ho armonizzata pensandola come una scala minore. Questo ha conferito lì un sapore esotico, molto particolare, che può ricordare da vicino, ad esempio, i fraseggi solisti di Jason Becker e Marty Friedman nei Cacophony. Il fatto di costruire dei fraseggi o dei temi suonandoli in pennata alternata e sviluppandoli su una sola corda e sfruttando la corda a vuoto è davvero frequente utilizzato nel metal. Inoltre, il modo su cui abbiamo costruito il fraseggio che ora vi proponiamo è il modo frigio di dominante, utilizzatissimo da tante band nel metal. Possiamo infatti ricordare, ad esempio, per quanto riguarda il frigio di dominante, Michael Romeo dei Symphonix. Mentre il fatto di costruire appunto queste frasi su una sola corda, suonandole armonizzate come faremo noi con intervalli di terza, richiama soprattutto gli Iron Maiden. Anche il prossimo esempio che vi proponiamo si muove sull'utilizzo delle corde a vuoto su corda singola. La tecnica in gioco è il tapping e modalmente si muove sul modo frigio di dominante come l'esempio precedente. Van Halen è stato il primo chitarrista a suonare delle frasi, delle sequenze di estrazione classica utilizzando il tapping. Da lì in poi tantissimi chitarristi l'hanno seguito. L'esempio che vi proponiamo si rifà all'attuale chitarrista degli UFO, che in realtà è uno storico shredder, che è Vinnie Moore.